Con un recente articolo sul giornale del 4 luglio, Vittorio Feltri ha risposto alle recenti polemiche. Tutto è nato alcuni giorni fa, il 1 luglio 2024, quando Feltri durante una diretta video criticava l'abbigliamento della deputata Ilaria Salis, paragonandola ad una cameriera di Catanzaro. Feltri vuole chiarire la sua posizione. Per me esiste un solo e unico popolo, quello italiano, e una sola e unica nazione, l'Italia. Il mio presunto antimeridionalismo non è altro che un preconcetto che sempre più mal sopporto. Feltri si concentra più sulle reazioni ricevute. Certo, accostare Salis in termini negativi alle cameriere catanzaresi non ha fatto altro che corroborare forse tale pregiudizio nei miei confronti, ma in fondo me ne infischio. Poi decide di elogiare le donne del sud, forti e materne, da sempre sono colonna portante dell'Italia intera. E affiora un ricordo di quando era bambino. Da bambino ammiravo la loro abilità nel preparare ricchi e gustosi pranzi con quei pochi ingredienti disponibili. Il giornalista, che negli anni ha sempre fatto giornalismo in modo provocatorio e scorretto, torna sulle sue umili origini. Per quanto riguarda le cameriere, io stesso ho svolto i mestieri più umili. È sufficiente dire che lavavo le scale dei condomini e non me ne vergogno, anzi ne vado fiero. Respinge anche al mittente le accuse di snobbismo. Non mi si addice, sono un uomo semplice, che si cura, sì, che ci tiene ad apparire sempre in ordine, elegante, soprattutto per rispetto di se stesso, ma che predilige la compagnia delle persone come lui, le persone del popolo. E poi un attacco contro le persone, che vantano nobili natali o che fanno sfoggio di vanità. Mi hanno sempre annoiato, ammette Feltri. Odorano di finzione, e mi sono sempre guardato bene dal divenire come loro, pur arricchendomi, cosa che non è una colpa, semmai costituisce un merito. Feltri ricorda di avere amici calabresi e di ammirarli, gente semplice come noi bergamaschi. Mi auguro che questa sterile polemica termini con una risata. Nell'articolo però non c'è spazio per le scuse dirette ad Ilaria Salis, dalla cui foto era partita la frase oggetto della discussione. Basteranno le parole di Feltri a spegnere le polemiche? Iscriviti e attiva la campanella.